Posso chiedere se avete sentito il terremoto? Adesso. Adesso. Loro, io no. Poco adesso? Sì. Forte? Loro dicono di sì, io l'ho sentito perché se no le lampade. Ah, si muovevano. Sì, perché se l'avevo sentita quest'ora l'ho scappata sicuramente. Che paura stanotte. Sì, ho un po' di paura di andare a casa, devo dire la verità. Non so come sarà perché, insomma, anche se gli epicentri non sono vicino, però, insomma, non fa sicuramente piacere. È stata la seconda scossa, quella delle 21:17 della serata di mercoledì, la più avvertita nella città di Arezzo. La zona Giotto è stata tra quelle dove, come al solito, si è avvertita maggiormente, tanto che diverse persone sono scese in strada e si sono rifugiate all'interno delle auto. Avete sentito il terremoto? Sì. Siete in piazza per... De paura, normale, de paura. Che avete sentito? Si muove tutto palazzo, lampadari, poltrone, tutto. A che piano? La due. Sì, il secondo piano. E quindi la notte dove la passate? Non lo so ancora. Io era a letto. Sì, lei era. L'ha sentito nel letto? Sì. Noi stai lì, in quella palazzo. E dormirete in macchina? No, sono con la signora, siamo uscite, che mi ha fatto paura stare in casa. Quindi voi state un po' qui e... Se stai con questa vicina di casa, in macchina, piove. Speriamo che se finisce così. Devo dire che ieri sera a teatro è stata un po' una... Io e il prefetto abbiamo visto poco dello spettacolo perché c'erano veramente molte richieste di informazioni soprattutto. Le informazioni sono quelle che al momento nella provincia di Arezzo non ci sono problemi particolari. Non ci sono danni, non ci sono feriti, non ci sono vittime. C'è stata molta preoccupazione soprattutto per quella zona che l'ha sentito di più, che è quella più vicina alla Valnerina e quindi al territorio Umbra Marche e quindi Sansepolcro, che infatti mi risulta, dopo molte telefonate sia col prefetto che con me, Cornioli poi alla fine ha deciso di chiudere le scuole, se non ricordo male. Cosa dire? Io sono sempre molto cauto nelle affermazioni. Devo dire che il patrimonio immobiliare della nostra città non è particolarmente scadente, visto da un sindaco che è anche tecnico. Questo non vuol dire che si debba calare l'attenzione, infatti sono in corso nella nostra amministrazione delle pratiche per classificare il patrimonio pubblico, una parte del quale è già stato classificato, e nei confronti di eventi sismici di questo tipo la città non dovrebbe avere, devo usare il condizionale, margini di rischio eccessivi. Tuttavia, cosa dire, quando si sentono di questi scossoni l'emozione è forte e ci si preoccupa, però io dico sempre che se ci sono problemi veri e seri l'amministrazione, ma soprattutto la prefettura, ha una sala di crisi sempre pronta, per cui le notizie vengono poi date in maniera immediata.